Salve a tutti e rieccoci qui. Oggi andiamo a vedere l'ultima partita di Mikael Tal. Chissà qual è stata la prima, quando ancora ha provato, magari a casa, quindi partite amichevoli, quando ancora ha imparato a muovere i pezzi. Come sappiamo, lui imparò a giocare a scacchi, vide la prima scacchiera nello studio del padre, medico. E poi pian piano, quindi un po' come l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Questa poi è stata la sua ultima partita. E poi, come sappiamo, lui si spense il 28 giugno del 92, sempre dello stesso anno. Questa venne giocata più un mese prima della sua morte, anche se in realtà fu il 5 maggio del 1992 l'ultima che Tal giocò con un tempo standard da torneo, in cui riuscì a battere nel famoso torneo a Barcellona il giovane armeno Hakopian. Tra l'altro, Tal era in condizioni fisiche disastrose, aveva delle feat fortissime ai reni, ha chiesto infatti la patria al suo avversario, l'ha rifiutata, spiazza, e peggio per lui è stato sconfitto e Tal è tornato non a casa ma in ospedale con un punto intero, quindi a Mosca. Poi ci sono anche diverse leggende, diversi aneddoti proprio sulla storia di questa partita contro Kasparov. Sono stati descritti in maniera egregia e eccellente da Giorgio Fontana anche nel suo libro Il Mago di Riga, che contiene proprio la biografia di Tal. Quindi non è certo un libro per migliorare a scacchi, ma per quanto riguarda la conoscenza, poi integrata anche ad alcune parti in cui la fantasia dell'autore prende il sopravvento, cercando sempre di aggiungere più elementi in sintonia con la filosofia di gioco, ma anche di vita di Mikael Tal. E uno di questi aneddoti più divertenti riguarda proprio la fuga all'ospedale, un po' in stile Alcatraz. Si narra che Tal in realtà sia fuggito proprio dall'ospedale, quindi immaginiamoci proprio la scena con le bende che cerca di fuggire di nascosto dagli infermieri per andare a giocare questo torneo lampo e togliersi la soddisfazione, anche se l'aveva già battuto, però comunque magari di ottenere un'ultima vittoria contro il campione del mondo e chiudere in bellezza la sua carriera. Campione del mondo, sappiamo, preparatissimo Garry Kasparov, che aveva travolto anche il suo alter ego, il suo rivale, colui che all'epoca era visto anche un po' come il villain, quasi l'antagonista come nei film, Anatoly Karpov, che invece era proprio fedele anche al regime all'epoca, e veniva descritto come il soldatino obbediente proprio del regime all'epoca. Ma Kasparov l'aveva travolto anche nelle altre, sì, vincendo di misura, ma nelle diverse edizioni match mondiali 85, 86, 87 e anche 90. Poi l'anno dopo, nel 93, c'è stata la scissione, come sappiamo, ma questa in realtà è un'altra storia. Direi che a questo punto possiamo procedere con l'ultimo valzer di Mikael Tal. Aprì questa partita storica con E4. Kasparov rispose sempre affidandosi alle certezze, alla sua matta difesa siciliana C5. Cavallo F3 vuole giocare la variante aperta, ma su D6. Qui Tal gioca invece alfiere B5, fino all'ultimo vuole provare qualche novità, qualche sorpresa con una variante minore. Alfiere B5 scacco, qui dal punto di vista teorico solitamente si interpone alfiere, quindi difesa e contrattacco, obbligando poi il bianco per non perdere tempi a cambiare subito in D7. In questo caso invece Kasparov preferisce parare lo scacco di cavallo. Tra l'altro lui poi dopo anni giocò questa variante con il bianco, Kasparov adottò questa variante di Mosca, nella famosa partita in cui, che è stato anche uno dei miei primi video, in cui sfidò il resto del mondo, famosissima nell'estate del 99. Detto questo, Mikael Tal adesso prosegue sempre con i principi, vedete alla fine, anche varianti minori, i principi dell'apertura, quindi occupare il centro, spinta in D4, quindi cavallo F6 da parte di Kasparov che riprende lo sviluppo, va a attaccare il pedone in E4, Tal giustamente se ne infischia con un bel arrocco, attenzione qui sempre alle insidie nascoste. Infatti non può essere giocata, poi non porta a delle catastrofi immediate. Cavallo per E4, semplicemente torre in E1, poi il nero deve spendere un tempo per tornare subito indietro con il cavallo in F6, D per C5, D per C5, con il bianco che può veramente, soprattutto se stiamo parlando di Tal, carburare con la sua iniziativa. Allora qui, con questo già pedone che viene lasciato in pasto apparentemente all'avversario, Kasparov gioca sempre lucido A6, quindi stanare subito l'alfiere, che a questo punto viene ceduto, cavallo per D7, mossa un po' particolare qui, che il cavallo svolgerà poi altri ruoli, quindi abbandona adesso l'ala di re, cavallo per D7,
E qui cavallo in c3 si riprende con lo sviluppo. L'obiettivo da parte di Tal adesso è quello di centralizzare al più presto le torri e magari costruire un'iniziativa a est, cercando però anche di aprire o quantomeno di sovraestendere il centro. Quindi piani di gioco eventuali che potrebbero essere torri in e8, poi decidere cosa fare di questo alfiere, magari in e3 un po' più cauta, oppure alfiere g5 più attiva, magari spostare il cavallo in d2 per poi attaccare. E qui Kasparov, tra l'altro che anche lui lottava, come sappiamo, per impossessarsi sempre dell'iniziativa, decide di spingere in e6, in maniera molto cauta, tranquilla, anche conoscendo il suo avversario. Qui e6, costruisce il piccolo centro di pedoni, potrà giocare la corrente alfiere in e7 se vuole ancora arroccare corto, ma è evidente che Tal qui andrà ad attaccare proprio a est. Allora qui segue subito alfiere in g5, attaccare la donna che va in c7, quindi coglie anche una buona occasione per sviluppare un pezzo. Qui tra l'altro si va anche a controllare per 3 volte la casa e5, questo a lungo termine può essere molto buono come piano, perché come ho detto cavallo d2, f4, bianco poi può cercare di aprire il centro con e5. Allora qui Tal riprende torre in e1 che viene centralizzata, c per d4, cavallo che adesso cattura, si porta in d4, ma soprattutto libera finalmente la strada al pedone f, che non aspettava altro per poter procedere con l'offensiva. E qui arriva cavallo e5, cercare, ricordiamo sempre che il suo avversario è campione del mondo, anche se ha avuto diverse difficoltà, questo dobbiamo riconoscere e lo capiremo a breve in questa partita. E Kasparov che ha giocato cavallo in e5, molto buona perché va ad attivare maggiormente il pezzo, poi volendo si poteva proseguire con una mossa un po' più da libro, da manuale, come b5, attacco di minoranza. Poi possiamo vedere quale effetto poteva avere su Michel Tal, probabilmente troppo leggero. Allora qui segue cavallo in e5, f4, un altro motivo in più qui per poter aggredire con i pedoni, anche se comporta sempre un indebolimento della posizione. Il bianco deve stare molto attento che il suo attacco non vada a finire con un pugno di mosche. Quindi f4 va ad attaccare il cavallo, qui segue h6, Kasparov giustamente sceglie una difesa attiva, quindi contrattaccare l'alfiere avversario che viene sistemato in h4. Qui g5, con grande coraggio, qui Gehry decide di rinunciare all'arrocco, quindi mantiene il re al centro, sbilancia eccessivamente per quanto riguarda l'attacco, poi è corretto come piano, ma bisogna decidere comunque di mantenere il re al centro. Quindi sceglie di sbilanciarsi notevolmente, anzi, cambiamo avverbio, per attaccare ancora una volta l'alfiere. E qui f per e5, G per H4, quindi spazza subito, in questo modo si rifà sul pezzo leggero. L'attacco del bianco è destinato a crescere. E per D6, l'alfiere ricattura, dove si viene a creare questa batteria. Il nero qui si può dire che comunque ha già un certo vantaggio, perché è vero che presenta una notevole debolezza nel centro, ma anche il bianco per il momento sembra comunque reggere, però il re in g1, anche dal punto di vista più teorico, scolastico, non è in una posizione, anche vedendo la diagonale qui delle case scure, che è assolutamente debole. C'è la batteria che punta contro h2, ma anche questa diagonale può essere infuocata, rovente, da un momento all'altro, per cui entrambi i re sono esposti, sono due difetti che possiamo dire si compensano a vicenda. Allora qui c'è bisogno subito dell'estro, della fantasia di Michel Tal, e lui procede con un bel sacrificio. Cavallo in d5, sacrifica in questo momento un pezzo leggero, poi va ad attaccare la donna, quindi è evidente che il nero dovrà prendere in seria considerazione la cattura, e per d5, oltre ad alfiere per h2 con scacco. Queste sono le due varianti, le uniche mosse veramente logiche e sensate. E in questo modo Tal cerca di impossessarsi dell'iniziativa. Tutto avrà un costo, ovvero la salute del proprio cavallo, quindi sacrificandolo in d5, cercare di aprire le linee, quindi scacco poi con la torre, magari utilizzare poi i pezzi pesanti. Il cavallo in d4 lo stesso potrà essere utile, anche se f5 poteva essere una casa chiave, risulta già controllata, poi doppiamente anche l'alfiere. Quindi in questo momento Kasparov si è ritrovato seriamente in difficoltà, tanto che ha speso parecchio del suo tempo e alla fine ha bocciato l'idea di dare scacco. Qui possiamo anche vedere brevemente la variante, tanto la partita non è molto lunga. Alfiere per h2 con scacco, qui re in h1, e adesso andando ad accettare, presa in d5, scacco di scoperta con la torre, l'obiettivo di Tal, re in f8, è difficile qui proseguire l'attacco.
Forse anche per un mago qui sarebbe stato complesso. E i pezzi comunque non sono poi così attivi. La torre su colonna aperta, la donna potrebbe andare, non so, in F3 o anche in H5, forse un po' più feroce come idea, ma richiede sempre molto tempo. E qui Kasparov è riuscito a scoprirsi proprio la strada per arrivare al monarca avversario. Quindi brutta ipotesi, anche se comunque in questo momento era accettabile. Kasparov preferisce la mossa per certi versi più semplice, più istintiva, prendere il cavallo, quindi accetta il sacrificio. E per d5 con conseguente scacco, anche qui attenzione, perché si possono donna f3 ad esempio qui su re d8 per andare ad attaccare con tutti i pezzi pesanti, e qui Kasparov gioca re in f8 e alla 17ª mossa, e qui è seguita proprio l'ultima mossa della carriera e della vita di Tal, ovvero donna in F3, incredibile. E alla 17ª qui la partita termina perché Kasparov, come detto, si ritrovava già a corto di tempo, lo esaurisce del tutto e quindi in 17 mosse, un mese prima della sua morte, Mikhail Tal è riuscito a battere in una partita lampo, e poi il tempo, lo Zeitgenote è sempre alle porte, è riuscito a battere il campione del mondo Garry Kasparov. Certo, se vogliamo analizzare la posizione in maniera obiettiva e onesta, dobbiamo riconoscere che qui il nero stava meglio perché aveva una bella batteria, poteva puntare su H2 sfondando le difese da un momento all'altro, cercando di distruggere l'arrocco o magari qualcosa di preventivo come torre a cassette, riprendere lo sviluppo, quindi anche l'alfiere, poi centralizzare la torre. Tal non è riuscito, forse questo dobbiamo ammettere, a ottenere un compenso adeguato, a parte qualche spauracchio per Kasparov, che comunque il sacrificio da un punto di vista proprio concreto non ha avuto in questo momento, giocando a tempo lungo, avrebbe vinto sicuramente il nero, magari a parte qualche errore che non era tipico di Kasparov, quindi il sacrificio da un certo punto di vista non ha ottenuto un compenso se non per il fatto che stava giocando, seppur contro il campione del mondo, contro un essere umano che quindi si è ritrovato a pensare più del dovuto alla scacchiera, e alla fine il tempo, a volte è un po' crudo. E poi anche per me che soffro di Zeitgenote, è molto crudo, ma alla fine il tempo conta e quindi questa è una vittoria a tutti gli effetti di Mikhail Tal, l'ultima partita. E poi anche qui ci sono diverse voci, alcuni dicono che in realtà è stato lo stesso Kasparov, anche perché capiva ormai la situazione tragica di salute del suo avversario, la scacchiera, e quindi si vocifera che in realtà è stato Kasparov a spendere apposta, a perdere per il tempo per fargli vincere quest'ultima partita, l'ultimo valzer di Mikhail Tal. Altre voci invece secondo cui aveva recuperato il mago di riga delle forze, quindi ha deciso di cimentarsi proprio in questa, anche perché lui aveva letto nei giornali che c'era questo torneo in ospedale, aveva letto che c'era il torneo lampo, e quindi ha cercato di radunare tutte le sue ultime forze per poter battere il campione del mondo. Ma in un modo o nell'altro ci è riuscito. Questa è la partita. Poi le voci sono sempre di qualunque tipo, e si dice sempre che in ogni leggenda c'è un fondo di verità, ma in questo caso abbiamo una verità oggettiva. Mikhail Tal, nella sua ultima partita, è riuscito a battere Garry Kasparov, quindi un'ennesima soddisfazione per chiudere in bellezza una carriera altrettanto ottima, stupenda. Questo è tutto, alla fine, noi, poi alla fine, da un certo punto di vista è stata una morte fisica soltanto, quella di Tal, perché lui rimarrà sempre immortale. E noi ci divertiremo qui in questo canale, iscrizione raccomandata, perché ho ancora tante, tante partite del Mago di Riga con cui potremo divertirci nei prossimi mesi. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.